entrata a 11 chiesi del serpente. Era un tatuato che masticava una gomma detta americana e portava una giacca detta a vento mentre noi attendevamo il turno in fila detta indiana. Davanti a noi c'era un ragazzo pallido con un giaccone su cui era affrescato un rocchettaro celtico roteante una chitarra a guisa di spadone. Si voltò e mi disse: "Credi che oggi la mia vita cambierà?" "Ne sono sicuro", risposi. Arrivò il nostro turno. Il serpente valutò con uno sguardo pigro il ragazzo pallido. "Cosa hai fatto prima?" chiese. "Ho fatto la comparsa in ruoli violenti, specialmente stupratore isolato o in collettivo. Ho fatto 3 volte lo zombie, ho partecipato a Voci Nuove con una mia canzone, Carezze, ho fatto il travolto in una pubblicità progresso sulle guide in stato etilico, sono mimo, scenografo e coleottero." "D'accordo, bello, ma hai mai fatto la guardia del corpo? Sono cintura marrone di karate, ho studiato col maestro Albano Pesce e diplomato a Okinawa." "Non basta, non ci servi." Il ragazzo si mise a respirare affannosamente e strinse i pugni. Pensai che stesse per dare un'esibizione di karate sul posto. Poi scoppiò a piangere. "Se non mi prendete, io ingoio 2 lamette da barba, qua, davanti a tutti!" urlò. "Sparisci", disse il serpente. "Te lo giuro, bastardo, te lo giuro! O mi fai passare o ingoio 2 lamette!" Si frugò in tasca affannosamente. "Su, calma", dissi io. "No, ce l'ha con me quel bastardo. È già 2 volte che mi scarta. Non mi ha voluto neanche come vittima di lager. Ma io mi ammazzo davanti a tutti. Avrebbe 2 lamette da barba, per favore, signore. Le avevo in tasca, ma non le trovo più." "Mi dispiace", dissi. "Mangio solo rasoi elettrici. Forse è meglio che tu vada a casa a calmarti." Non si fece pregare, anche perché un energumeno in tuta lo afferrò per un braccio, torcendoglielo, e lo scaraventò fuori. Mi presentai davanti al serpente, che l'incidente non aveva messo di buon umore. Alzò gli occhi su di me e vide subito il tatuaggio sul dorso della mano. Lo tenevo bene in vista. "Caro Bed", disse, "da quanto tempo non ci vediamo?" "Tanto che me lo sono dimenticato", risposi io. "Questo è un professionista, caro Macete", disse il serpente all'energumeno. "L'ho visto in azione e ti assicuro che è meglio non litigarci. Il tuo provino è al Teatro 11, Bed. Vai con Macete e buona fortuna." Lo ringraziai con un educato inchino. Macete mi si mise al fianco senza degnarmi uno sguardo. Attraversammo un viale desolato in mezzo ai capannoni. Si vedeva solo qualche poliziotto qua e là, pezzi di vecchia scenografia. Un fondale con una banchina polare, un cannone di cartone, un pterodattilo di gomma. Il teatro 11 era un capannone nuovo, tutto in alluminio, con migliaia di riflettori annidati in alto come pipistrelli. Al centro c'era una tavola imbandita, con ogni ben di Dio. Poi una cinepresa e 4 sedie. 3 sedie erano già occupate in modo considerevole, l'altra era per me. Entra un tipo con una camicia che sembra una frittata di farfalle, spelacchiato ma col codino e ben pasturato a coca. "Chi siete?" dice nervosamente. Due uomini distinti, genere notaio skinhead, dicono: "Siamo i terribili fratelli Paroli, il biondo e il bruno." Un uomo largo come due fratelli Parli messi insieme, con un vestito argenteo tipo kimono di Domopak, con federa dalmatata, dice: "Sono René La Mucca, ex campione mondiale di catch." Mi alzo e dico: "Sono Bed dell'agenzia Zoccolo Duro." "State seduti lì", dice frittata di farfalle, "vi devo filmare." "Ma è per un posto di guardia del corpo o di principe azzurro?" dice René La Mucca. "Silenzio! Se volete fare la guardia del corpo di Son Fiero di SR, il più grande cantante di rock patriottico del paese, lei deve essere fotogenico, telegenico, sinergenico. Lei non sa in quante foto e filmati finirà la sua faccia." "Cazzate!" dice René La Mucca. "Su, ragazzi", dice frittata di farfalle, "siate disinvolti, non state lì come macigni, parlate, ridete, baciatevi." "Quello lì è matto", dice René La Mucca. "Una volta era tutto diverso", sospirò il Paroli Bruno.
Una volta faceva la guardia, facevi la guardia del corpo e basta. Un ringhio, un cazzottone in faccia a chi si avvicinava e via. Adesso, non ditelo a me, dice Renela Mucca. Ho fatto per anni la guardia del corpo al conte Diofebo Brown, quello del dado da brodo vegetale. Un vero signore. Lo accompagnava al ristorante, mi faceva sedere al tavolo vicino al suo e mangiavo come un pitone. Intanto lui faceva il galante con le sue amanti. Non aveva paura dei rapimenti, aveva paura dei macellai. Riceveva spesso lettere anonime con dentro una polpetta e un biglietto. Finirai così, vecchio dadoso. Invecchiando, gli vennero parecchie manie. Voleva che portassi la pistola. Cominciò a dispiacersi perché nessuno voleva rapirlo. Comprò la macchina blindata. Esigeva che io perquisissi tutti i posti dove andavamo, ma che nessuno ce l'aveva con lui. Era vecchio e non era più neanche ricco. L'azienda di dadi da brodo era in rovina. Dovetti organizzare un finto rapimento con alcuni amici e sventarlo. Fu molto contento, ne parlò fino alla morte. Gente con quello stile non ce n'è più, disse il paroli biondo. Adesso siamo guardie del corpo di un gerarchetto. Un orrore. Da una festa all'altra, con la moglie carica d'oro come un contrabbandiere. Insieme a questi gorilla giovani, fanatici tutti, con il mitra israeliano e lo shuriken con le iniziali. Non conosco la Sener, disse il Paroli Bruno. Leggono solo riviste di culturismo, si drogano di filetti al sangue. E i loro padroni? Vogliono che picchiamo i camerieri solo se tardano un po' a servirli. Da quando sanno che il gerarca capo si è fatto costruire il bunker in cima all'albero, lo hanno voluto anche loro. Ci tocca di dormire sui tetti in tuta mimetica. E che discorsi! Il mio padrone vuole sempre che gli racconti della legione straniera. Ma mica ci sono stato io nella legione straniera. Ho fatto l'ISEF. Allora mi tocca di inventare un sacco di balle. Il fortino del deserto, e il morso dello scorpione, e il feroce sergente Duchamp. E in auto hai 180 sirene spiegate anche per andare dal sarto. Cambiamo un treno di gomme alla settimana. E lei con chi lavora? Mi chiede Renela Mucca. Io faccio la guardia del corpo a un grossista di mangimi. Dico, una gran brava persona. Basta così per il provino, dice frittata di farfalle. Siete stati veramente orribili. Adesso la prova pratica. Si apre la porta del capannone. Entra un ragazzo con i capelli corti e un costume da carabiniere torero, compreso lo spadino. Dietro a lui una coorte osannante. Il ragazzo guarda con freddezza il tavolo imbandito e subito alza un sopracciglio contrariato. Tutti tremano. Me ne vado! Urla all'improvviso pestando i piedi. Pezzi di merda, me ne vado! Cosa c'è, son fiero? Dice frittata di farfalle. Cosa c'è che non va? Avevo chiesto 10 litri di succo d'ananas ghiacciato, 2 ceste di papaie e babachi, del roast beef tiepido, del carpaccio di capriolo, 12 birre cinesi, Valium, Pinoli, cioccolatini alla menta, caffè americano, tè freddo, Vomaltina, vodka al limone, 1 chilo di uva greca, 100 cocche, crostini caldi, caviale, Lozinski e 10 asciugamani profumati al sandalo. E non c'è tutto? No, mancano i pinoli. Per Dio, son fiero. Questo non è un concerto, è solo un provino per le tue guardie del corpo. Non puoi accontentarti. Sei un manager di merda, sibila son fiero. Mi hai letto cosa ha voluto Bidsterbaum quando è andato a togliersi il dente del giudizio? Sei gelatai in camera con attrezzature complete. È forse più bravo di me? Troveremo i pinoli, urla affrettata alla corte. Andate a cercarli e non chiedetemi come o dove. Abbattete una pineta se necessario, ma trovateli. La corte schizza via. Son fiero sbadiglia e sboconcella papaya. Senza pinoli non comincio. Frittata crolla su una sedia e si spara una zuccheriera di Bumba su per la canappia. Siamo nella merda, dichiara. Senza farmi vedere, eseguo il dodicesimo trucco del terzo fiore Baol. Materializzo un sacchetto di pinoli dalla tasca e lo metto sul tavolo. Ehi, dico, i pinoli sono qui.
dietro l'uva. Così possiamo cominciare. Son fiero di esser sta seduto comodamente al tavolo e fuma e beve e rosicchia. Dall'altra parte, dentro una gabbia di vetro blindato, ci sono 100 fan scatenate che premono, completamente impazzite alla vista del loro idolo. Ne liberano una ventina alla volta. Bisogna impedire che arrivino a toccare Son Fiero. Se una sola lo sfiora, perde il posto. Però quella che lo tocca ha il diritto di andare al concerto in prima fila. Perciò le ragazze sono molto determinate. Alcune sono armate di spilloni da capelli, altre hanno il casco. Sarà uno spasso. Avanti i primi due, dice frittata di farfalle. I fratelli Paroli si dispongono davanti a Son Fiero, come portiere a difesa della rete. Liberate le pazze, dice Son Fiero. Ne arrivano due dozzine, ululando come rupesse. Paroli biondo ne stende subito quattro a sberle, ma gli dà una spillonata nella coscia. Paroli Bruno la prende e la spalma sul muro, altre sei attaccano alla sinistra. I fratelli le incantonano e le frollano a calcioni, ma ce ne sono altre due tostissime, una con la lacca spray acceca biondo, l'altra spara calci nei coglioni del Bruno, ma il Bruno ha la conchiglia, le solleva e scontra le testoline. Ne arrivano altre quattro armate di catene da motorino, la lotta è epica. Il biondo cade tirandosene dietro tre, il bruno ne rotea una per i capelli e la lancia contro il mucchio, ma dalle retrovie piombano le ultime due, il biondo ne ferma una lanciandole un manganello tra le gambe, l'altra gli gira un elasticato in un occhio e sta per toccare Son Fiero, quando con un tuffo disperato da rugby il bruno la stende, fine, arrivano le barelle. Non c'è male, dice Frittata, però siete un po' lenti. Avanti gli altri due. Io e René, la mucca, ci guardiamo. Siete pronti? Dice Son Fiero ghignando. Dietro al vetro sono pronte in 20, ancor più piccole scatenate delle precedenti. Hanno zainetti multicolori pieni di armi. Una rotea in aria uno Snoopy imbottito di pallini. Un'altra è in Vespa. Siamo pronti, dico, però avrei un'obiezione. Cioè, il carpaccio non è di capriolo. Stai zitto, stronzo! Urla frittata. È una questione di principio, dico io. Ho lavorato 20 anni come buttafuori al ristorante Bonbon, col re dei cuochi francesi, Monsieur Uralf. Se ricon so riconoscere un carpaccio vero da un carpaccio succedaneo, quel carpaccio è di un volgare manzo. Scoppia un casino grandioso. Son Fiero di Esser ha una crisi isterica e strappa il codino al manager. Le ragazze, vedendo il loro idolo adirato, si mettono a strillare, premono contro il vetro che scricchiola sinistramente. Io e René la mucca ci lanciamo un nuovo sguardo d'intesa. Proprio mentre il vetro si spacca e 80 fans scatenate irrompono come piranha fuori da un acquario, noi scappiamo per l'uscita di sicurezza. Mentre scendiamo giù per buie scalette di ferro, sentiamo urla orribili e strider di dentini. Stanno divorando Son Fiero di Esser. Il premio dei premi sarà una grande, lussuosa, trasgressiva serata, diceva Gerarca dallo schermo, parlando con lunghe pause, come suggeriva il prontuario retorico dell'attesa spasmodica, ovvero sia il manuale di tecnica infrapneumatica di dilatazione concettuale. Ovvero il De longibus nihili circumducere, nonché l'importanza fondamentale del mot suspendance, ovvero il time out talking, testi sacri degli attori e dei politici contemporanei. Attarva guardava svogliatamente, aveva abbassato ulteriormente la temperatura e numerosi ghiaccioli si erano sparsi sui computeri e sul suo pellicciotto. Quando si muoveva tentennava come un albero di Natale. Mi raccomando a voi, amici compositori, proseguì il gerarca. Voglio tanta gioia domani sera. Ricordandovi che nel corso del premio dei premi verranno premiati tutti i premiati. Premiati.
nel corso dell'anno. Inoltre verranno premiati 50 cittadini benemeriti, morti senza essere stati premiati. Ecco l'elenco degli ospiti. Per primo, Atarva spense il computero. Conosceva a memoria la procedura di quelle celebrazioni sempre uguali. Le finte biografie dei premiati, le interviste rievocative, i rimontaggi delle interviste, i tagli, gli omissis, ordinaria amministrazione. Forse lavorare sul monologo di quel Grapatax poteva essere interessante. Lavorare sul comico è difficile. Tempi precisi, etimologie che spuntano, parole che esplodono, alta precisione, orologeria, il fine segreto del caos. Difficile cambiare anche solo una parola, ma si può fare. Tutto può diventare reale. Si sedette di colpo, rabbrividendo, di nuovo quel malessere. Il pensiero di quel filmato aveva di nuovo freddo, molto freddo, ma a lui il freddo normalmente piaceva. Sorseggiò pensoso il suo latte alla menta. Con calma consultò la sceneggiatura della guerra sciama. A pagina 106, come prevedeva, non c'era affatto la scena della figura bruciata. C'era invece una visita guidata dell'inviato Mike Torrebruna in una fossa comune sciama. Ma la scena inquietante era lì, si era fatto portare la cassetta e lui non aveva voglia di rivederla. Perché? Cercando di dominarsi, ne formò l'ultimo fotogramma con la figura ormai carbonizzata a terra. Il numero di schedatura era RC6157. RC stava per realtà composta. Ma Atarva non ci credeva. Cercò sul computer l'informazione 6157. Diceva: 1 minuto e 20 secondi a colori, pellicola 70 mm. Filmato in studio il 13 luglio, regista C. Dodgson, attori, agenzia Stuntman Saltarelli. Cercò subito il nome Dodgson. Non era nella lista dei registi senatori, né nei benemeriti, né nei premiati, né in quelli della scuola di Stato. Non era neanche nella lista figli di amanti, di cugini, di fedeli, di mandati da. Cercò nella categoria pronti a tutto, portaborse, compositori in aggiornamento, bravi ragazzi indipendenti ma non troppo, nessuna traccia. Quindi Dodgson non esisteva. Nessun regista che non fosse iscritto alle predette categorie avrebbe mai lavorato in un ente statale. Cercò Dodgson nella sezione servizi segreti e in quella ribelli pentiti. La trovò infine dove non se l'aspettava, tra i personaggi. Charles Carapellese Dodgson, composto nell'aprile 1986, insegnante di filosofia morale, insieme ad altri due professori di filosofia, assalta una biblioteca statale uccidendo un archivista a scopo di rapina. Soggetto e sceneggiatura di Amos e Baldini, girato con materiale di repertorio, cartoni animati e finte interviste in studio. Motivo della composizione: screditare la facoltà di filosofia politicamente inaffidabile. La facoltà venne chiusa il mese dopo e gli studenti sottoposti a rieducazione. NB. Dodgson era composto, ma gli altri due professori consistevano di realtà primitiva e sono stati eliminati, come risulta da documentazione archivio zero. Bene, pensò Atarva, ora è tutto chiaro. Qualcuno ha scelto questo nome per sfidarci. Sta immettendo filmati primari nei nostri circuiti. Ci sono dei ribelli nascosti qua dentro. Fin qui niente di nuovo. Lo sapevamo da un pezzo. Ma c'è qualcos'altro. Perché io non posso guardare quel filmato. Perché? Qual è il suo segreto? C'è solo un modo di appurarlo. Sapere cosa rappresenta veramente.